Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi continua la nostra avventura tra le migliaia di demo presenti su Steam per lo Steam Next Fest e oggi tocca, oddio è partito tutto, tocca a un Metroidvania platformer, quindi preparatevi per l'immensa sofferenza, che come vedete si chiama Awaken Astral Blade. È un gioco sci-fi molto molto bello, devo dire, sia graficamente che come realizzazione della storia, che adesso vedremo insieme. Tra l'altro è anche in italiano e mi ha catturato perché ha quel non so che riesce a tenere attaccati allo schermo e che invita proprio a continuare l'avventura. Tra l'altro, per quello che ho potuto vedere, anche a normale, la curva d'apprendimento è molto dolce, almeno nella prima fase in questa demo, quindi sembrerebbe promettere bene se ci riesco a giocare anch'io con le mani palmate. Se il gioco vi dovesse piacere e vorreste provarlo, qua sotto in descrizione, come sempre, troverete il link alla sua pagina Steam. Detto questo, io inizierei immediatamente con una nuova partita, vado con normale e vediamo un pochino. Allora, non mi ricordo se ero riuscito a impostare il mouse per combattere, perché in teoria ti fanno utilizzare solo la tastiera di base. La presentazione che sta scattando, vabbè, scatta troppo, saltiamo, ok, si è bloccato. L'eroina, molto carina lei. Dicevo, la presentazione forse è la cosa meno bellina, perché guardate che bella grafica. Serial number OSCR104 is requesting to speak with the commander of the command center to deliver a duty report. This is Commander Dr. Hervius. Tanny, you report directly to me, so you can be more casual. How is it going? Father, I've reached the designated spot at the edge of the Dark Mist Rainforest. The Carpus energy index here is obviously higher than normal. I can feel it. I'm getting ready to explore further as planned. The advanced team discovered the relic of a 500-year-old city, Yacha, hidden deep in the Dark Mist Rainforest, and a royal altar in the city. I believe it could be the Carpus energy bursting point. Collecting data from these energy bursting points is important for Orson Technologies to further research and optimize our use of Carpus energy. You are my pride, dear Tanny. You're the only one who can complete this quest, so don't let me down. Your arms were transformed with nanomaterials when we optimized you last time, remember? The default weapon is an engineering sword, your preferred one, but you can try using different weapons later on. All right, stay safe and remember to protect yourself. Keep in touch, Tanny. Allora, vediamo un attimo, perché siccome ne ho provati tanti, non mi ricordo se fosse questo che permetteva di cambiare. Sì, ok, già. Ok, ho mantenuto le impostazioni. Lei è tipo una bionica. Movimenti molto fluidi. E mi piace davvero l'art style che hanno scelto. Lei è carinissima, tra l'altro, con sta gambona. Ok. Tra l'altro ho notato che, dopo avremo anche il drop, io salto. Un gattino. Dai, guarda che carino. Che kawaii. Come ronronea. Mi ricordo cosa stavo dicendo. Ah sì, ho visto che si aggancia molto bene. Che dobbiamo andare di là in teoria. Ok, quello era una cosa per... Frutto arcobaleno lunare. Un frutto particolare che, una volta consumato, aumenta i propri punti salute massimi di 5. Un frutto che brilla alla luce del sole, dotato di una polpa dorata e di un sapore aspro. Mangiarlo intorpidisce labbra e denti, ma rinfresca la mente e ha un effetto ricostituente. Vediamo un po' se lo possiamo già... Ma l'avevamo montato già? Allora, qui era... ancora non possiamo vedere il... Oh, ciao. Non possiamo vedere l'inventario? Com'era l'inventario? Aspetta un attimo.
Inventario. Dove sei? F1. Ok, qui. Qui ci sono le abilità che si sbloccano raccogliendo quelle anime. Vedete, serve l'etere più che le anime. Potenziamenti attivi, passivi, abilità, oggetti, costumi, oggetti chiave, non c'è niente, varie. Ok, forse ce l'ha dato già in automatico. Quindi il gioco è sci-fi, ma per adesso le creature che combatteremo sono un po' tipo fantasy, così, queste piantone. Ci sono ovviamente le combo, tra l'altro, dopo aver effettuato la combo 2 o 3 volte, cliccando X, ecco, io mi sono distratto nel frattempo, si attiva il colpo di potenza, che fa malissimo ai nemici. Io devo arrivare lassù perché quelle piantine... Qui posso entrare? No. Quelle pianti... tentacolo assassino, grazie. Scendi, scendi. Ok. Quelle piantine lì contengono delle preziose unità di etere. Guardate là dietro, c'è tipo una zecca da passeggio. Come arrivo lassù? Così. Ok. Lega Carpas, una lega artificiale scoperta sulle isole Horas. Questa lega artificiale scoperta sulle isole Horas sembra possedere una tecnologia sconosciuta che si sospetta avere dei legami con l'energia Carpas. La lega può essere utilizzata in alcune parti del corpo dei bionici per migliorare le loro capacità di combattimento. Ma ancora questa non la posso utilizzare. Questo è un altare, non è qui che ci si ricarica. I fondali sono veramente belli. Eccolo qua. L'abilità speciale. Dopo il secondo e il terzo attacco di una combo, premi X per attivare l'abilità impulso di potenza. Puoi consultare le informazioni dettagliate su ciascuna abilità in qualsiasi momento nel menu di sistema. Ok. Però io adesso faccio una cosa. Lo cambio, perché l'ho lasciato su X ma mi è scomodo. Quindi facciamo così, con il laterale. E facciamo 1, 2, 3... Boom. Tra l'altro, quando lei sta su... Allora, a terra fa questo, invece su... Aspetta, vediamo se riesco a farvelo. Fa tipo una rotella magica. Potentissima. Vediamo. Eccola, boom. Questa fa malissima. Sono 2, pensavo fossero 3. Ok. Usa la pozione, vabbè, adesso la pozione non ci serve. Ah. Boh, questa è veramente super potente. Non ho schivato in tempo. Ci sono degli attacchi che non si possono schivare, tipo questo. Ho sbagliato. Curiamoci. F. La finisher, ok. Abbiamo sdrumato. Ci sono più mutanti nella foresta pluviale che in qualsiasi altro posto delle isole. Certamente è qui che si concentra maggiormente l'energia Carpas. Non era Carpas? Quindi le piante e gli animali sono esposti a livelli di radiazione più intensi. La foresta pluviale sarebbe probabilmente molto bella e tranquilla se non ci fossero questi malvagi mutanti.
Attenzione. Spapolation. Attenzione. Ovviamente non è Mandragora, ma a me piace parecchio, devo dire. Se anche la versione finale dovesse mantenere questo livello di difficoltà, allora mi ci vedo proprio a giocarlo. Dobbiamo sbloccare sta cosa. Attenzione, che fa? Crolla? Questi moschini. La farfalla che ha fatto? Boh. Investiga. Investiga, lì ha aperto. Ok, ci sono 1000 passaggi tra l'altro. Vedrete che spesso dovrete decidere se andare su, giù. A volte si ritorna, a volte invece dovete fare... A volte invece finirete in posti lontanissimi dal punto originale senza sapere come tornare indietro, tra l'altro. Gregolo è morto. Taccuino del professor Loire, o Loire, ok, vabbè. Adesso andiamo a leggere il taccuino perché sennò finiamo più. Oh, chi è? Grazie, carino. Maledetto, vieni qua. Ok, questo l'abbiamo frantumato. Adesso vado a frantumare quello per vendetta. Hup, hup. Vieni, vieni qua. Lassù ci posso andare? Non credo, sì. Mi sa che devo avere il... Posso provare, ma... Però c'è un però. Sembrerebbe che quasi quasi col doppio salto forse. Che ancora però non ho sbloccato. Quindi andiamo a vedere di qua. Vedete, posso andare lì in questo caso. Oh, lassù c'è qualcosa. Adesso vabbè, non ci preoccupiamo più di tanto di prendere tutto perché chiaramente la demo, ma... Foglie corno d'oro, aumenta la potenza d'attacco il 5%. Perché? Sapete perché avevo il dubbio sulla mela? Perché queste qua invece vanno attivate. Consumabili. Cosa fa? Questo è per, immagino, mettere appunto... potenziare le cose. Questo, vedi? Questo? Ah no, mi sa che lo posso mettere solo... dove mi riposo, perché questo andava qua su. Allora noi potremmo andare di qua. Ah, siamo finiti comunque giù, troppo giù. Non ho preso uno. Area di riposo, esatto. Qui nei fiori di citronella noi ci riposiamo e dovrei poter equipaggiare. Vediamo un po' questo. E infatti abbiamo un massimo di slot, però almeno i nostri attacchi fanno più danno. Abilità, andiamo con quelle passive, perché così aumentiamo subito la vita. Etere insufficiente, quindi già non potenziamo niente. Parti. Carino che dorme tipo Raperonzolo dentro i fiori. Vedete, non siamo andati là, quindi mo so cacchi. Non sapremo mai lì che c'è. Aumenta la densità energetica del sistema di nanoarmi 10 punti. Questo lo possiamo equipaggiare. Non morire. Qui c'è qualcosa di segreto? No. Allora, so che devo andare giù. Fammi vedere però se posso equipaggiare sto coso. Ovviamente quando ci riposiamo si riattivano tutti i mostri. Dov'è? Boh. Forse è automatico anche quello, forse non è ancora implementato, o forse non lo vedo io perché sono cieco. Che c'è qui? Ah, siamo andati di qua. No. Tre grandi e spaventosi segni di artigli sono incisi nel solido muro di pietra. Ok.
Ok. Quella pianta veramente più gli facciamo danno, più, vedi, erba eterea. L'erba eterea è una pianta fantastica che assorbe lentamente l'energia eterea e la immagazzina nel suo enorme bulbo dorato. Quando l'erba eterea viene attaccata, l'energia eterea in essa contenuta si disperde. L'erba eterea matura riesce persino a valutare il tuo attacco. Più forte l'attacco, più etere rilascia. Quindi adesso facciamo... c'è 360 unità. E questo è Cthulhu, guardate qua su. Cthulhu. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Si può osservare giù, che non mi ricordo i tasti quali. Boom, sta rotella è veramente potentissima. Una mela! Come la raggiungo quella mela, però? Col doppio salto che hanno. No, descrizione ferita. Non puoi schivare il danno derivante da un attacco proveniente da proiettili teleguidati e da area d'effetto. Questo tipo di attacco è solitamente preceduto da un indicatore giallo d'attacco. Alcuni mutanti hanno degli scudi, ma anche dei punti deboli. Colpire questi punti deboli, vabbè, fa più danno. Affan bene, ho preso danno sto... contro sta merdina. Ok, ci ha spoilerato il fatto che qui c'era il boss. Boom, bello. Ok, qui la prima volta non sono morto. Questo è orribile, questo disegno. Vediamo un po' se riuscirò a fare lo stesso qua. No, si è spostato. Tra l'altro, purtroppo, cioè purtroppo, vabbè, è normale. Molti nemici hanno più fasi. Quindi occhio alla vita, eh. No. Mamma mia, come tiro te... No! Che miseria. Occhio, ma fa botta. Non ce l'ha più quel bulbo? Mo? Attenzione. E io ti rodello comunque. Au. Questo non dovrebbe avere due fasi. Ho sbagliatissimo! Bravo. Bene. Che cacchio era? Sprecando troppa vita. Ah, faccio ste cretinate. Vabbè. È l'emozione della diretta? Ok, non lo devo mettere lì, perché ho visto che a volte non prende la combo. Occhio. Via. Dopo non gli posso sparare. Ah, fan bene, mi frega sempre questa, oh.
No, ma vaffan bene. Che sega, oh. Rosico, la prima volta che non sapevo manco che facesse, l'ho ammazzato subito. E mo no, che pippa. Che pippa. Non lo prende a volte. Vedi? No, no. Mi sa che lo rimetto su X. Ah, che banana. Allora no, aspetta un attimo, non mi piace proprio lì. Lo rifacciamo qua, impulso di potenza su X. Ok. Questo non ho capito che diavolo è. Ma anche con X non è comodo. Vaffan bene. Oh, davvero no, eh. Che pippa. Vabbè, mo basta, mo lo ammazzo. Comunque era meglio di là, perché di là riuscivo a farlo più volte che con X. Mo basta. Ho fatto la simpatica gag di morire due volte per far vedere che ovviamente avevo... Ma porca miseria. Oh, uno, due. Niente, uno, due. Bene. Senti. Oh, Gesù, bambino. Che palle! Oddio, stabilità ha veramente sfrantumato le palle. No.
No, ma va, va bene. Niente, cioè, non capisco se non ne fa bene due d'attacchi o se è il tastino che non prende l'impulso, perché potrebbe essere anche il tastino, eh. Bene. Oh, se questo scorpione è in grado di mutare con tale velocità e aggressività, deve esserci un concentrato di energia nelle vicinanze. Ok. Eccolo qua. L'energia fuoriesce dalla radice di questo albero? Queste radici sono così spesse e contorte che non riesco a capire nemmeno di dove inizino. Sembra che stiano assorbendo l'energia Karpas dal sottosuolo dell'isola, il che significa che l'albero in superficie... E le tocca. Che tocchi! Ok, abbiamo preso il salto extra. Ok. Ok, dobbiamo trovare altre radici per sbloccare altre abilità. Salta, salta. Lì. Allora, intanto dormiamo qua. Salva, grazie. Ah, vediamo un po'. Passivi, dammi più vita. Grazie. Dobbiamo andare lì. In realtà dovremmo tornare proprio... Ok, lì. Ok. Eccolo. Allora, siamo a 58, 63, ok, quindi questo funziona in automatico. E ora lo abbiamo capito. C'era un altro robo, no, da prendere. Qua. Questo non l'ho visto. Che bello, l'elemento platform. Vedevo l'ora. Quelle col cavolo che lo prendo. Ah, fa bene. Ok, ciao. Non penso proprio. Odio gli elementi platform con tutto me stesso medesimo. Quindi ciaone. Pensavo ci si potesse salire su quel coso, invece c'era la morte infinita. E qua do cacchio vado. Potremmo provare, ma non credo che ci arrivi. Sì, ci siamo arrivati. Posto d'osservazione dei forti degli antichi. E questo? Fai parte della squadra investigativa del gruppo Orson? Riesci a muoverti? Hai ferite mortali. La mia gamba è rimasta schiacciata da una pietra durante l'evacuazione, ma non morirò, almeno per ora. Tu chi sei? Sono Tania, una bionica del gruppo Orson. Ah, una bionica.
Sei venuta per sostituirci? Cosa ti è successo? Dove sono gli altri membri della squadra di ricerca? Smettila di fingere che ti importi qualcosa di noi. Abbiamo incontrato un tizio enorme che ci ha quasi uccisi tutti. Ci sono ancora 3 uomini della mia squadra intrappolati nella cripta e che non riescono a scappare. Sono così sfortunati ad avere un comandante incompetente come te. Non mi interessa, ma ti aiuterò a trovarli. Ah, Bionica. Bionica, che è successo? E quel robot? Voglio vedere che fa quel robot. Un companion? No, scusa. Adesso sì. Lì ci sono le stalattiti, ti stalagmizzano. Movimento della camera, ok, usa le frecce, ma in realtà... infatti con le frecce non funziona perché ho cambiato. No, ma mi ha preso proprio a mezz'aria, ma che sfiga! C'è una melella però. Grazie, yes, baby. Questa non ho capito che diavolo fa. No, in aria non prende... Non lo prende il... L'input. Dove quelli? Beh, bravo. Bravo, bello. Ma dove cacchio sono finito? Vedi che vi dicevo che... Che poi finite dentro sti cosi. Dove sto andando? Troppo a grazia Sant'Antonio. Ah! Ok. Io volevo andare lassù, ma... ce l'ho fatta. Per andare qui. No, 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 lì ci posso andare. Quello in teoria dovrebbe essere afferrabile, no? No? Yes. No. Se non si aggrappa, non... Cacchio, sai. Oh, lì forse, però. Vabbè, andiamo davanti. Cioè, andiamo dall'altra parte, perché sennò... Andiamo più avanti. Occhio allo spuntone. Ce ne preoccuperemo nella versione definitiva. Minimappa, vabbè. Adesso. Lì c'è uno sfintere sparatorio. Guarda questi che carini. Vaffan bene. Abbiamo trovato, raccogli, lega capas. C'è una di quelle farfalle che abbiamo trovato anche prima, che si sa bene che facciano. Un'altra mela, ma yes, questi? Grazie. E questi bulbi? Non si bulbano. Occhio. Beh, no, l'hai detto. Figlia. Devo trovare un altro tasto utile per mettere l'attivazione dell'abilità. Stiamo andando sempre più giù. Beh, mi pare un ottimo. Bello.
No, no. Fancacchio. Dai. Va bene. Dammi tutto a me, grazie. Allora, scendiamo di qua. Io volevo andare a vedere il robot, invece siamo finiti qua sotto. Infinito, vabbè, sì, grazie, questo lo sappiamo. Vediamo un po' se posso potenziare qualcosa. 2005, 5000, no, no, devo potenziare questo perché io muoio sempre. A meno che questo aumenta anche la velocità di movimento del 25. Aumenta lo stack di ormone di 1. Tasso di acquisizione di energia più 10. Però perché fa tipo forza qui? Boh. Lo scudo non è attivo. Probabilità colpo critico 5. Tasso di acquisizione lettere più 5. Questo potremmo fare, però non adesso. Dai un po'. Oh, ma questo è quello di Factorio? No, no, Factorio, come si chiama? L'avventura grafica che abbiamo fatto. Come si chiama quella del robottino? Mi viene Factorio, però non è Factorio. Oh, c'era un tentacolo, mica l'avevo visto. Chi è che mi ha sputato? Esci. Esci, mandragora. Ah, fan bene. Abbiamo bisogno di un'arma dalla distanza. Un attacco da lontano così da poterli uccidere. Questo lo sappiamo, non lo possiamo usare ancora. Non si sa perché. Va bene. Boh. Ma di qua mi sa che... No. Ok. Oh no, questo va giù. Che forse ritorniamo su dal robottone. No 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 no, mon ami. Ma c'è un altro. Non ce l'ho fatta. Che c'è qua? Entra. Chiarissimo. Oh, ce n'è uno. Ehi, stai bene? Dice ora sì. Questo soldato è gravemente ferito ed è svenuto a causa di un'emorragia. Prestagli i primi soccorsi, poi chiama il centro di comando. Ok. Dovrebbe riuscire a sopravvivere, ma le ferite sul suo corpo sembrano causate dagli artigli di qualche grosso animale. Se era davvero così grande, non c'è da stupirsi se questi soldati non siano riusciti ad affrontarlo. Nemmeno io. Vabbè, il nome sulla targhetta è... E qui dobbiamo informare il comandante, ma abbiamo trovato solo uno. Ah, da quel lato si sfondano, vedi? Qui che c'è? Investe, una giovane ragazza e un enorme lupo bianco guardano insieme l'orizzonte. Ho sfondato un'altra roba. Sti glifi, c'è anche un sub.
c'è un dinosauro. Ci serve la calendula libera. Non lo fa, non lo fa, non lo fa. Maledetto, non lo fa. Quelli erano due. Uno, due. Niente. Questo? Ambra del cielo, solidificata e pietrificata dalla resina dell'albero sacro del clan del pitone nero, contiene naturalmente dell'energia Carpas. Okay. Cioè, quindi niente di che. E questo? Crepiamo? C'è un portale con una roba. Ahi. Scassato, eh. Le hanno fatte moleste veramente come le zanzare reali. Adesso come arrivo però? Di qua? Eh sì. Investiga. Ah, quella roba che abbiamo preso giù, fantastico. Un altro soldato! E una farfalla. Non avvicinarti! Un altro passo e ti crivello di colpi. Sono... Lo so chi sei. Una delle tirapiedi del gruppo Orson. So tutto del lavoro sporco che fate voi altri. Una bionica, eh? Sei solo uno strumento di morte in mano al gruppo Orson. Sei stata tu a creare i mutanti, ne sono sicuro. Ci hai mandato qui a morire. Ma senti cosa ti dico io. Io, Fedorov, non morirò qui oggi. E non pensare nemmeno di provare a uccidermi per farmi stare zitto. Il tuo comandante... Non menzionare neppure il suo nome. Vai a dirgli che prima o poi tornerò per uccidervi tutti. Ora sparisci. Ok. Veramente il tuo comandante ci ha mandato, m'ha mandato qua. Anzi va. Allora, vediamo un attimo. Va bene, cos'è questo? Potenziamento della difesa, va bene. Guarda qui. Vai, riposiamo. Dimmi che ho preso abbastanza roba per potenziare la vita. Yes. Molto bene, questo che fa? Oggetto alla missione, oggetto chiave. Niente equipaggiamento però. Ma qui tutti questi qua con le lance? Ah, questi sono le artigliate, ok. Bene, c'è un camion? No, ma è grosso come un camion. Ok, qui creperemo però, vabbè, fa niente. Leikaon, il re lupo. Off. Freak. Au. Porca miseria. No, fallo, fallo, fallo. Ah, fan bene. Dai.
Ah, quasi. No, maledetto. Per usare la mossa finale. Sì, la mossa finale della prima fase. Che mi rappresenta, poi fa sinistro e destro insieme, non... Insieme non ha proprio... vabbè, sì. Ciao. Se mi sfranta così... Porca miseria, pochissima vita! Salta, maledetta babbana! Nah, va bene. Ok, vabbè, dai, direi che possiamo terminare qui, così avete visto anche il mostrone, non sono riuscito a ucciderlo neanche l'altra volta, probabilmente devo prendere più vita. Però, questo era Awaken Astral Blade, come vi ho detto mi piace parecchio, non vedo l'ora di poter provare un pochino più del gioco, è bella, bella scelta grafica, curva d'apprendimento abbastanza dolce. Quindi c'è l'italiano, quindi per me è una demo assolutamente da provare, soprattutto se vi dovesse provare, dovesse piacere questo genere di giochi. Comunque provatelo, fatemi sapere le vostre impressioni qua sotto nei commenti e poi ricordatevi che come sempre potete mettere mi piace al video e iscrivervi al canale. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!